Riccardo Padovano, è ufficiale l'utilizzo del Green Pass all'interno di esercizi, soprattutto ristoranti che non hanno posti all'esterno. Come è andato il primo giorno allora? Il primo giorno una grande confusione, perché ieri sera, già da ieri mattina, tanti titolari di ristoranti pensavano che il Green Pass non era dovuto al controllo all'ingresso, ma senza il controllo all'ingresso significa che ogni titolare di un ristorante deve assumere una persona che sia abilitata, e in questo contesto non può essere il giovane di turno, deve essere una persona preparata, quindi è la stessa figura che sta all'esterno delle discoteche, e quindi incomincia a essere un costo ancora di più. Se noi continuiamo a far pesare alle imprese tutto il costo di questa pandemia, rinunceranno di aprire per la primavera. È vero che questo, qualcuno ci dice, che serve per invogliare la gente a fare il vaccino. Beh, se è così, incominciamo a dire qualcosa di più verso quei cittadini che non si vogliono fare il vaccino. Non è che non può ricadere la negligenza, perché io dico chi non vuole fare il vaccino perché vuole essere negligente, è nei confronti di chi ha impresa, tipo la ristorazione, matrimonio e tutto quello che avviene. Ieri sera il mio telefono fino alle 10, alla fine, meno male che la batteria si è scaricata, non ne potevo più. Quindi dopo chiusure a causa del Covid ci possono essere ennesime chiusure, questa volta a causa di un Green Pass che doveva essere il veicolo per continuare a mantenere aperte le attività. Questo è il veicolo, infatti la domanda è proprio pertinente, è un successo perché consente a noi attività di poter riaprire e di lavorare con più serenità, tenuto conto che sono 2 anni che noi siamo nelle ristrettezze, però che debba ricadere addosso al titolare della ristorazione la responsabilità per quanto riguarda il controllo del Green Pass, beh, qui ci sta qualche cosa che secondo me dovrebbe essere rivista. Secondo voi chi dovrebbe fare questo controllo? Beh, non certo il titolare del ristorante, no, perché se io penso che se salgo sul pullman oppure su un aereo ci sta il personale abilitato a fare questi controlli. Al ristorante il personale abilitato è chi fa la cucina e chi fa il cameriere, non può fare la guardia giurata.